Avete mai avuto una relazione? Una relazione tossica? Siete mai stati traditi? Seguiteci per ascoltare le nostre interviste di GoTV On The Road. Ti faccio una domanda che riguarda le relazioni. Come vanno le sue relazioni? Cambiamo discorso. Come andavano le sue relazioni? Mi sono sposato a una certa età, a 33 anni, mi sono separato a 36, ti ho già detto tutto, quindi le relazioni non durano. Vabbè, ma quelle, cioè i fidanzamenti invece? Fidanzamenti seri non ho mai avuto, cioè avevo delle relazioni così, ogni tanto si andava, si vedeva, si usciva. Poi dopo ho trovato la mia ex moglie e lì si pensava di fare una cosa seria all'inizio, poi è come bere il caffè ogni mattina, no? Scusi? È come bere il caffè ogni mattina, dopo stanca. Certo, ma come mai è durato così poco il tuo matrimonio? Ho un carattere particolare io, non sono mica, sono un po' folle, sono naif. Ok, lei è per il divertimento a quanto pare? È per il divertimento, tutto dipende se si trova una persona che ti prende in tutti i sensi, soprattutto mentali, poi quelli fisici sono conseguenziali a quello, però se non ti prende veramente, almeno io penso così, al 100%, sono storie che possono durare un breve tempo, un lungo tempo, poi però destinate a finire. Ma secondo te influisce un po' anche il segno zodiacale in tutto ciò? No, non ci credo, anche se io sono del Sagittario. Ah, però un po' c'entra. Lei dice? Io dico. Allora ci fidiamo di lei, perfetto. Tutti dicono che il Sagittario è uno spirito libero, che le piace, su quello mi trovi abbastanza d'accordo, anche se non credo a tutte queste cose, però ci può stare, insomma. Vabbè, alcune cose ci stanno, appunto. Sì, ci possono stare, ce le facciamo stare, come tutto nella vita ce le facciamo stare, anche le mascherine ce le facciamo stare. Purtroppo, ci tocca. Ci tocca. Senti, ti faccio una domanda per quanto riguarda le relazioni, tu sei una tipa gelosa? No, non sono una tipa gelosa. Attualmente sei fidanzata? No. Ok, sei mai stata fidanzata? Certo, sono stata fidanzata. Qual è stata la tua relazione più lunga? 2 anni e mezzo. Come mai non sei gelosa? Ma perché credo che la gelosia sia una forma di insicurezza. Siccome non sono una persona insicura, allora non sono gelosa neanche della persona con cui sto. Ora perché sei single invece? Perché è difficile trovarsi in comune rispetto a progetti e obiettivi di vita. Tante volte si è distanti a livello proprio di mindset, quindi motivo per il quale insomma preferisco al momento essere single. Secondo te è più difficile a Milano trovare qualcuno? Questa è una bella domanda, rispetto a quello che poi mi dicono anche tante altre persone, amici, contatti, effettivamente è un po' difficile perché c'è un po' questo essere appunto diffidenti, poi insomma il Covid, questa situazione ha portato un po' a distanziarsi da tutti i punti di vista, sia emotivo che fisico, quindi sicuramente è complicato stringere insomma relazioni. Certo, certo, grazie mille Rossella. Ciao, come ti chiami? Federico. Quanti anni hai? 15. Oh mio Dio, sei piccolino. Posso farti delle domande che riguardano le relazioni? Ma non ne so più di tanto. Non hai mai avuto la fidanzata? No, ne ho avute 2 o 3. Una è andata molto male perché mi picchiava. Addirittura, ragazzi, ma stiamo scherzando, nel 2022. Sei un tipo geloso tu? No, rispetto abbastanza, cioè nel senso l'ultima è finita perché lei non si sentiva pronta e ho rispettato questa cosa. Ma perché ti picchiava quell'altra, scusami? Perché sono molto sottone, devo dirlo. E quindi durante tutta la nostra relazione ne ha approfittato di me. Ma vorresti risolvere questa cosa qui? Ma ormai non me ne frega più di tanto, cioè nel senso ho avuto il tempo di passarci sopra, ho pensato più volte cosa sarebbe successo tipo se l'avessi rincontrata e non mi interessa più di tanto adesso. Ok, ma se un'altra ragazza si comporta nello stesso modo, cosa faresti?
Visto che mi è già successo, probabilmente me ne accorgerei prima e quindi lascerei stare, chiuderei molto prima. Forza, bravissimo, grazie mille. Ciao, come ti chiami? Edoardo, sono sempre io. È la seconda intervista che faccio a Edoardo. Esatto, è la seconda volta. Come ti senti? Ma mi sento a mio agio, mi sento bene. Ma perché è la seconda intervista o perché sei qui con me? Perché sono qui con te. Wow! Senti Edoardo, io ti vorrei fare una domanda per quanto riguarda le relazioni. Tu come sei messo? Sei single? Sei impegnato? Ciao! Ok, abbiamo capito. No, ricomincio. Sei single? Attualmente sì. Ma hai mai avuto una relazione che ti ha fatto sentire male, che ti ha fatto magari, ti hanno messo le corna, tutte queste cose qui? Corna no, però sì, sono stato male, una relazione durata molto tempo, quasi 10 anni, questo sì. Ah, quindi è una relazione impegnativa, diciamo. Sì, molto impegnativa, profonda, bella e vabbè. Ma sei geloso? Se lei incontra magari un altro, va da un'altra parte? Oppure se esce con le amiche, se va in discoteca, se va a divertirsi? Ma non è una persona che mi appartiene più perché ci si è lasciati quasi un anno fa, però sì, provo ancora qualcosa, ovviamente sì. Ok, ma scusami, tu se staresti ancora con lei ora saresti geloso? Se esce con le sue amiche, no. Poi comunque l'amore è basato anche sulla fiducia e sul rispetto. Se dal momento che sei geloso, dal momento che non hai fiducia, è perché una delle due persone si sta comportando male. Ti amo, pam 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 pam, I love you, pam pam pam, I'm crazy for you. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Hairdresser. I just have my business on. Perfect. I wanted to do a question about relationships. Actually, I can to say it's a very hard job. You know? You're jealous? No. He's jealous? No. Sentite ragazzi, vi faccio una domanda che riguarda le relazioni. Avete mai avuto una relazione tossica? Tossica? Cosa intendi? Una relazione che qualcuno ti ha trattato male, qualcosa del genere? No, io sinceramente no. Anche perché sei piccolo. No, però non ho mai fatto le corna, non ho mai avuto le corna per fortuna. Ottimo, sei un tipo geloso tu? Vabbè, geloso diciamo abbastanza normale, dipende a livello quanto geloso, però sì, un pochino. Invece tu hai mai avuto una relazione tossica? No, in realtà no, mai. Sei stato tu il tossico? No, dai. No, il tossico no, però no, una relazione tossica no, non ho mai avuto. Hai mai messo le corna? Sì. Ovviamente, dai, chi è che non l'ha fatto per una volta nella vita? Sì, l'ho fatto. E a te te le hanno messe? Penso di sì, forse due volte. Però non sei mai riuscito a scoprirlo?
Adesso non mi ricordo, ne ho avuto un po' di relazioni, non mi ricordo qual era di quelle che... Però sì, qualcosa... Sì, comunque cioè, me l'hanno messa. Tu sei geloso invece? Non più. Non più perché? Perché prima ero geloso, poi inizio a capire che fondamentalmente bisogna vivere la sua vita, cioè nel senso che io penso che la ragazza generalmente è una tua compagna di vita, ma non è tua, non è tua di appartenenza. E quindi io penso che la gelosia molte volte non ha il minimo senso, ecco. Crescendo si diventa più maturi, ovviamente. Direi di sì, certo. Io le voglio fare una domanda per quanto riguarda le relazioni oggi. Secondo lei come funzionano, se funzionano? Ma in questo periodo di Covid funzionano molto molto male, perché si perdono i rapporti, ci si sente per fortuna per telefono e per chat. Alla mia età forse una relazione si vedeva in modo molto più stabile, cioè con la famiglia, con gli affetti familiari. Adesso un po' usa e getta. Tu sei mai stato fidanzato? Sì, certo. Ora sei fidanzato? No. Cosa è successo? Forse probabilmente non ho trovato la persona giusta. Tu sei un tipo geloso? Se ami, sì, abbastanza. Quindi magari non pensi che quello è stato un problema? Motivazione. Non è il motivo, no. Non è il motivo perché tu eri gelosa oppure era lei gelosa? No. Tra coppie c'è la gelosia ed è giusto che ci sia. Però le coppie che si lasciano oggi ci sono altri motivi dietro, secondo me. Magari ci sono anche molti tradimenti. Ma secondo te è più difficile stabilire una relazione a Milano oppure nel... Poi penso a città, non c'entra nulla. Credo che va persona a persona. Poi, ripeto, sono molti problemi nelle coppie, quindi automaticamente si può rompere il rapporto. C'è molta crisi. C'è molta crisi? Sì, tra le coppie sì. Ma crisi in che senso? Ma la crisi che può nascere, che magari quello che stiamo vivendo oggi, magari un po' il lato economico, un po' magari perché la coppia si rompe per motivi familiari o perché si va a disfare per non c'è più innamoramento o perché non ci si ama più, non c'è più rispetto. E quindi molte volte succede che finisce. Quindi mi stai dicendo che più o meno i tempi sono cambiati? Sì, sicuramente, molto, molto, molto. Ed eccoci amici di GoTV, siamo giunti alla fine di questa bellissima puntata di GoTV On The Road. Noi ci vediamo sempre la prossima volta, qui con me Livia. Un bacio!